Lo voglio andare a giocare a briscola. Legalmente ci sono un drogati che giornalmente arrivano al bar e si drogano. E si drogano. Chi col pizzanto, chi con l'amaro, si drogano tutti. Ora, non devono fare, cioè, è giusto, fa male. C'è anche gente che non lo fa, eh. Io non lo faccio. Esatto, c'è anche gente che non. Ma qualche problema. volta berrai un po'. No, anche perché mi sono morti 8 amici, chi di AIDS, chi Ma di qualche volta berrai overdose, un chi po'. Di altre cose, mi sono Hai capito cosa voglio dire? Non sto facendo apologia del drogato, dico solo che Sì, è un problema. ma tu non puoi dire, tu non ti droghi però bevi, perché questa mi sembra una cazzata. No, è uguale. Perché bere il la vino. differenza è soltanto. Sì, non mi faccio portare all'ospedale bevendo del No, vino però ti sei bevuto comunque. qualche whisky quando suonavi, Sì, ho qualche capito, grappa. però un conto è Ti sei dire. alterato, ma d'altronde anche un conto è farci come fanno Sì, tanti. però non mi va di pensare che la droga debba essere parte della mia vita. Non mi va. Io e i miei figli. Mi sta bene, mi sta bene. Cioè, io sono convinto che comunque bisogna Ma no, anche. non vorrei essere fattesco, io non sto dicendo che io sto facendo un'analisi, diciamo, nel mio piccolo da ignorante che sono, sociologico. Cioè, io non ho detto giusto o sbagliato, ho detto che questo succede, che non sono i giovani di oggi che sono degli imbecilli, è una cosa che gli uomini fanno. Poi, che te l'ho detto, non è che ti sto facendo apologia di Ah, questo. ma il problema è che i ragazzi fanno droga e anche alcol. Ma non sto È una difendendo. questione che cioè, non possiamo risolverla qui con una discussione e un litigio. Io ho due figli, ti garantisco che tu forse non ne hai di figli, quindi può darsi che non ti sei mai chiesto cosa potrebbe succedere se fai un figlio e lo vedi che fa un pippotto di cocaina a 16 anni o 14 Mi anni o incazzerei prova come una bestia, l'MDMA. io mi incazzerei come una Come bestia. ti incazzeresti? Allora, se ti incazzi vuol dire che Ma allora cosa hai inteso? probabilmente. Allora sono passato per quello che sta difendendo, non è No, questo. Io è vero quello che ti ho detto? No, o è sbagliato? hai detto che io bevo Allora comunque. Joe vuole Ma tu, io allora Joe sta ho facendo. fatto ogni Joe vuole cosa. mandare Allora un ragazzi, non si può messaggio. parlare con te però di buono. No. Cioè, ho parlato di te parlando in generale, esiste questo, però questa è un alchimia filo verbale, non so se sottile lo sai, che non che è si parla di facile. te per parlare delle Parlare di cose. droga non è comunque facile, non è facile Sì, né infatti per me né tutti per diciamo delle te. gran cazzate quando parli di loro. Il mio cervello, il mio pensiero, la mia libertà, che ho deciso di non fare Mi assolutamente niente. irrita che tu stai parlando a me così come se io stessi No, dicendo. vabbè, ti Io parlo ti dico, ti così. sei mai ubriacato sulla vita? Certo. E allora ti sei drogato. Quella è droga! Però Quella è droga! aspetta, Scusami, secondo me bisogna fare dei Erlando. No, però non sanno neanche quello che L'unica fanno. differenza è che l'alcol è legale. No, Ecco qua. però il problema di adesso, contestualizzando il No, discorso, sto che sentendo una purtroppo merda. adesso prendi una Ma a me pasticca e puoi tutto crepare perché è la merda più merda più merda di droga Sì, anche col esistente. vino che sta dentro al vino. Se tu bevi un bicchiere di vino, allora noi Ma l'abbiamo. adesso lo No, scandalo del vino, non è che ma per un secondo. Noi le droghe le abbiamo, figurati, viste, no? Lavoriamo da 20 anni, più o meno, tu più di Anche tu me. non hai fatto niente, lo so. No, io ho fatto le mie esperienze. Quando avevo 20 anni mi sono rotto i coglioni perché non Anch'io. riuscivo ad andare a far lavorare con le donne alle 6 di mattina. Perciò le droghe per me non hanno un senso. Detto ciò, se bevi 3 bicchieri di vino, casomai ti vengo a rimettere, hai mal di testa, vomiti. Adesso in questi anni, la droga non è la droga che prendevano negli anni 80 quando lavoravo La in casa. marijuana andava benissimo. No, ma anche la pasticca. Adesso io non so cosa ci sia dentro. Infatti crepano, si fanno del male, vai Vabbè, pronto in soccorso. questo sono 15. Crepano perché per un 15, però non può passare il messaggio, a mia opinione, non può passare il messaggio che farsi 4-3 pasticche sia come bersi 1 litro di vino. Questo forse è stato frainteso dal tuo discorso, almeno non si Attenzione ragazzi, che voi sul palco avete un ruolo molto importante, infatti, nel senso che qui davanti parlate della platea che è qua per voi. Ascolta, Michele, siccome io Raff lo conosco non bene di più, siamo amici di famiglia, Certo. so chi è lui, perciò mi permetto di essere, non dico critico, ma forse di aprire e chiudere una parentesi su quello che hai detto. A me è parso, conoscendoti, che il messaggio che volevi dare non era quello che tu vuoi dare, perché ti conosco, so chi sei, bla bla bla. No, a me è sembrato, sentendoti.